Buon mercoledì 8 settembre. Nella riflessione di questa mattina voglio portare molti dei miei dubbi, anche del mio sconcerto relativamente a ciò che sta accadendo sul piano culturale di fronte ai fatti contingenti che rappresentano in qualche maniera il momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato appunto da questa crisi sanitaria, che non è scissa naturalmente da quella ambientale, quella economica, quella anche spirituale, perché il nostro tempo è attraversato da una profonda crisi spirituale che in tutti i modi una parte della scienza e del mondo professionale cerca di liquidare con atteggiamenti e pratiche di grande semplificazione. Parlo di atteggiamenti e pratiche da parte della scienza e del mondo professionale, perché non si tratta soltanto dell'azione concreta, della ricerca, della predisposizione di rimedi efficaci nei confronti delle sofferenze umane, parlo anche di atteggiamenti antropologici dei fautori di questa stessa ricerca. E non sto parlando dell'universo, naturalmente, del mondo della professione e della ricerca, sto parlando della parte in questo momento dominante, quella che ha sicuramente sposato la bontà della cultura esistente, che non intende assolutamente modificarla. A riprova di questo vi sono anche queste manifestazioni spettacolari e un po' narcisistiche, che sono state evidenziate anche da eventi, di cronaca, sì, legate sicuramente a fatti culturali, ma di fatto di cronaca. Diventare star nel red carpet della Mostra di Venezia per il semplice fatto di essere un illustre scienziato che afferma di dire la verità assoluta anche relativamente a questa epidemia e che non accetta di fatto l'obbligo del dubbio che rappresenta l'elemento costituente della scienza. E allora su questo ovvio che se una persona incomincia a riflettere intorno a queste cose, non può eludere tanti pensieri che gli vengono, che riguardano la propria storia personale, il proprio impegno professionale, civile, politico, culturale, la propria anche adesione o meno a una fede religiosa. E tutto questo si concentra e in un mondo nel quale prevale lo slogan, la frase ad effetto, che viene sistematicamente a volte estrapolata, perché magari non è stata creata semplicemente come frase di effetto, ma è estrapolata dai media per rappresentare un messaggio complessivo. E prevalgono naturalmente in questo caso le grandi semplificazioni. Pertanto è inevitabile che io non possa non ritornare ai tempi dell'inizio del mio impegno, che è sì professionale, ma è anche culturale e politico, relativamente al tentativo di dare un mio contributo alle sofferenze correlate, in primis al consumo di bevande alcoliche, poi successivamente nel corso della mia esperienza, non certo della mia carriera, ma della mia esperienza, perché il mio scopo non era quello di fare carriera, ma volevo fare esperienza, volevo conoscere, volevo in qualche maniera cercare di svelare a me stesso qualcosa che fosse utile prima di tutto a me stesso e naturalmente in subordine a questa assunzione di responsabilità personale poter anche dare un contributo insieme agli altri al bene comune. Io non sono l'artefice del bene comune, io posso solo contribuire insieme agli altri, ponendo prima di tutto in discussione me stesso. Se non faccio questo, posso diventare un benefattore, se me lo posso permettere, una persona che dà l'elemosina a quelli che non hanno, che cerca rimedi generosi a quelli che stanno male, ma non si mette mai in discussione. Invece io ho imparato, non so se ci sono riuscito, a cercare di mettermi in discussione. E credo che l'unico modo per poterlo fare
per quanto riguarda la mia piccola esperienza, è quella di aver vissuto l'esperienza del club, soprattutto in prima istanza, come membro del club, come persona, insieme a tutte le altre, che settimanalmente, con perseveranza e pazienza, a volte non si ha molta voglia di andare al club, trova l'occasione, infinitesimale, piccola, per scoprire qualcosa di nuovo in se stessi insieme agli altri. E allora, le cose che stanno accadendo in questo momento, dove c'è un furore in qualche maniera, che gronda promessa di soluzione dei problemi attraverso atti di semplificazione, ebbene in questo contesto c'è stata questa frase che è piaciuta a moltissimi, di una persona sicuramente che gode di grande stima da parte di tutti, il Presidente della Repubblica, il quale ha affermato, non solo per i titoli giornali, ma perché lo potete anche ascoltare attraverso i media, ha affermato che libertà non è sottrarsi alla vaccinazione. Non avrei voluto questa mattina entrare sulla questione della vaccinazione, ma per forza di cose, per ciò che sta accadendo, non posso evitarlo. È giusto, non è un atto di libertà quello di vaccinarsi e non è un atto di libertà quella di sottrarsi. È una scelta. Una scelta che nasce e dovrebbe nascere, almeno, insomma, dalla consapevolezza e da un'informazione corretta che ci dica in modo molto chiaro come stanno le cose. Perché a fianco di questa frase, la libertà di non sottrarsi, si rappresenta un mondo minoritario, perché le informazioni di questi giorni ci dicono che almeno una dose di vaccino da parte della popolazione vaccinabile è stata assunta, cioè si è iniettato e c'è anche una parte ancora molto consistente, superiore al 70%, che ha completato il ciclo vaccinale. E a questo proposito mi viene in mente un'altra parte del mondo contemporaneo, quello dell'informazione, dei talk show, anche in questo caso una giornalista famosa di una rete televisiva piuttosto ascoltata, che una settimana fa circa ha esordito dicendo vaccinatevi, vaccinatevi, perché non ne possiamo più di questa mascherina, finalmente potremo essere liberi, non usare più la mascherina, abbracciarci, andare al cinema. Ma ecco, è questa la libertà che si va vagheggiando facendosi vaccinare e mettendo in sordina un fatto che è assolutamente incontrovertibile, che il vaccino non impedisce la contaminazione. Sì, riduce molto probabilmente il rischio di una sintomatologia grave. Naturalmente non lo può evitare, lo riduce. Riduce il numero di persone che possono incontrare il virus e non hanno delle conseguenze gravi, ma questo nulla autorizza a poter affermare in modo assoluto che quella vaccinazione ti protegge dal contatto con il virus e anche ai rischi derivanti, certo, con attenuazione. Per cui non sto dicendo che il vaccino non fa niente, ma quando si introduce nella cultura questa idea di libertà, che naturalmente è corroborata dalla frase di Mattarella, significa, visto che tu hai saputo sottrarti alla libertà di non sottrarti alla vaccinazione, cioè se tu sei stato così cosciente, consapevole da non usare la libertà di non vaccinarsi come segno di libertà e ti sei vaccinato magari o torto collo o perché costretto personale sanitario della scuola, poi si
fa immaginare che, anzi, molto probabilmente verrà anche fatto, un obbligo per legge di vaccinazione per tutti. Posto questo, ma per quale ragione si rappresenta la libertà che dovrebbe coincidere con l'acquisizione di una certificazione che dura al massimo un anno e che ti permette di vivere in maniera abbastanza libertaria e forse anche in qualche modo libertina, perché poi sapete, la questione tra libertà e libertinaggio è un passaggio molto stretto, che si rischia sempre di sforare da una parte all'altra. Ebbene, io prendo per buona questa frase del presidente Mattarella e vorrei però ricordare che libertà è anche non sottrarsi da parte dell'industria produttrice dei rimedi che vengono guardati con senso quasi miracolistico, di non sottrarre, non si prenda l'industria a ragione della emergenza, della contingenza epidemiologica, non si prenda la libertà di sottrarsi a dare delle risposte ai molti dubbi relativamente ai fattori di rischio, al fatto che alcune persone, anche di mia conoscenza, certamente una minoranza, una netta minoranza, però hanno avuto dei malesseri, forse anche delle conseguenze più o meno gravi dal vaccino. Allora, siccome tu ti sei vaccinato, ti prendi la libertà di non rispondere. Questo è guardate, è lo stesso modo attraverso il quale chi immagina che la libertà sia non vaccinarsi. In realtà sta esprimendo una irresponsabilità. Non ci si può sentire liberi per ragioni di emergenza, di urgenza, di sottrarsi all'obbligo di rispondere alle domande del dubbio che rappresentano lo stato d'animo di gran parte delle persone che tentennano o non vogliono vaccinarsi, perché magari hanno avuto anche l'opportunità di accedere ad altre parti della ricerca scientifica, di leggere considerazioni che lasciano dubbi molto aperti. E in nome dell'entusiasmo della vaccinazione, non si può assumersi la libertà di sottrarsi agli obblighi di distanziamento, di precauzioni, anche di uso di mascherina da parte dei vaccinati. Se si sottraggono a questi obblighi perché si sentono padroni del mondo per il fatto di essersi vaccinati, evidentemente anche questa è una visione distorta della libertà. Il Lancet in questi giorni ha pubblicato uno studio piuttosto grosso nel quale si dimostra, cosa che era ampiamente naturalmente risaputa, come anche nei vaccinati è possibile avere sintomatologie correlate al contagio. E a loro volta anche i vaccinati possono diventare dei veicolatori del contagio. E quindi non prendiamoci la libertà perché vaccinati di sottrarci all'obbligo che è per tutti di essere prudenti, sobri, ricchi di precauzioni, senza per questo entrare in condizioni paranoiche. E ancora una volta, altro aspetto, visto l'efficacia di questa frase sulla libertà che non è sottrarsi. Per quale ragione il potere si prende la libertà da sempre di sottrarsi dall'obbligo di dire la verità, di desecretare i segreti di Stato, che molto spesso sono segreti di Pulcinella, che rappresentano semplicemente gli interessi dei poteri forti? Non dimentichiamoci le balle che sono state raccontate intorno alle missioni di pace, alle guerre per esportare la democrazia, alle guerre umanitarie. Non ci si può prendere la libertà in nome del potere e della sicurezza nazionale di sottrarci alla necessità di andare a fondo di questi misfatti contro l'umanità e contro il bene comune. Perché sapete, il bene comune non è qualcosa di astratto che riguarda soltanto quando vogliamo noi degli elementi particolari dell'esistenza. Il bene comune è la garanzia
che si co-costruisce insieme una realtà nella quale ci sentiamo un pochino più sicuri e con minore disuguaglianze? E perché si continua in nome alle leggi economiche di assumersi la libertà di sottrarsi alla questione del dare il proprio tributo per il bene comune attraverso quel meccanismo che si chiama tassazione, che però deve essere equa e finalizzata, se no non è credibile. Se si trasforma semplicemente in burocrazia autoreferenziale, è chiaro che questo c'entra nulla con il bene comune. È di questi giorni la notizia che il governo Johnson dovrà intervenire con un aumento della tassazione relativamente alla necessità di porre mano alla fragilità dei sistemi sociali e sanitari. Ecco, vedete, questa frase, presa come slogan, trasformata, spero non fosse naturalmente nell'intenzione del Presidente della Repubblica, che voleva semplicemente richiamare, sollecitare, ma che sarebbe meglio che precisasse, e si trasformasse in azione politica, culturale, esistenziale. Cioè quello di non liquidare i dubbiosi, coloro i quali hanno paura, assimilandoti a categorie astratte come i Novax, i terrapiattisti, quei movimenti un po' di esaltati, che tutto sommato fanno esattamente il gioco di questa cultura della semplificazione. Allora, su questo, ma ci ritornerò, visto che poi il tema del seminario del 19 di settembre sarà la libertà e la salute mentale, e il tema della scuola di domani è etica e libertà, libertà ed etica. Ecco, su questo apriamo sereno dibattito, accogliamo anche quanto scritto da Massimo Cacciari sulla stampa di qualche giorno fa, alle sue domande, che nessuno si prende alla libertà di sottrarsi, non dico tanto a dare una risposta, ma accogliere e svilupparle. In nome di una presunzione di essere dalla parte della verità assoluta e che Cacciari o Agamben no, non sono in sintonia con una dimensione culturale che intravede soltanto in una soluzione la via da percorrere verso un cambiamento della cultura. Non dimentichiamoci quanto fervore ci fu all'inizio di questa epidemia a sollecitare un cambiamento degli stili di vita e dei comportamenti della popolazione, e quanto oggi ci sia una spinta straordinaria per riportarci a quella normalità consumistica della quale quella conduttrice televisiva richiamava con grande intensità passionale a vaccinarsi per salvare questa normalità. Ma in questa normalità è accaduta questa epidemia, che ha svelato tra l'altro la fragilità di sistemi sanitari messi in grave crisi da azioni politiche molto precise subordinate alla logica del mercato. Ma qui entriamo nella dimensione proprio della cultura sanitaria, il concetto stesso di malattia. Poi se lo applichiamo alla salute mentale, beh, allora apriamo degli squarci straordinari, rispetto ai quali temo che se si abitua un po' troppo la popolazione alle soluzioni semplificate, questo tira la volata di fatto a una risposta meramente farmacologica alla sofferenza umana, negando il rapporto che intercorre tra noi, le relazioni e l'ambiente. E qui ce ne sarebbero tante da dire, e naturalmente questa relazione ci riporta nella dimensione della complessità, che non è un'astrazione teorica, è la concretezza della vita quotidiana. Pertanto, veramente, libertà non è sottrarsi, ma non solo sottrarsi alla vaccinazione, ma sottrarsi alla, per esempio, necessità di far sì che la ricerca e la valutazione sia indipendente dagli interessi economici, il che significa porre mano alla produzione di farmaci e vaccini e soprattutto alla ricerca che portano alla produzione di farmaci e vaccini.
che deve essere liberata dall'assoggettamento nei confronti di interessi economici in primis. Non lavorano certo per il bene comune le industrie, lavorano per il proprio profitto, ma questa è una legge di mercato. Come si può affidare la ricerca su qualcosa che riguarda tutti, la salute dei cittadini, a chi ha interesse prima di tutto ovvio, naturale, per le logiche economiche, che ha interesse soprattutto per fare profitto? Ma vi aspettate che coloro i quali trovano un filone d'oro per poter produrre qualcosa che genera profitto, tra l'altro in condizioni di emergenza, riducendo anche i margini di rischio, perché gli stati allarmati fanno qualche sconto rispetto alla rigorosità della ricerca. Ecco, questi sono un po' i dubbi, le perplessità e forse anche un po' di rammarico che c'è in me, perché vorrei che veramente la libertà non fosse sottrarsi prima di tutto alla necessità di assumere la domanda che deriva dal dubbio e svilupparla, non liquidarla in maniera semplicistica. E tra l'altro, tra queste domande alle quali si cerca di sottrarsi, vi è anche la garanzia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che non sempre è veramente rispettata. Vi è anche una domanda che riguarda un dubbio legittimo, messo in evidenza da Foucault, dal Panottico, da questa idea della sorveglianza e della punizione, di questa idea sicuritaria. In nome della sicurezza ci si sente liberi di sottrarsi all'aiuto di chi attraversa l'Africa e cerca rifugio per carestia o guerra in paesi ricchi, la libertà di erigere muri, chiudere porti in nome della sicurezza nazionale è libertà o è semplicemente una ossessione autocentrata, autoreferenziale, che di fatto lede uno dei principi costituenti, la libertà stessa, che è il rispetto della dignità umana dentro alle relazioni e nella reciprocità. Buona giornata a tutti.